Allora, buonasera, saluto tutti a nome dell'Associazione Libera e della Biblioteca Rivellese. Abbiamo voluto questo momento, questo ricordo di Nicola, ad un anno dalla morte, il 20 gennaio del 2015 alle ore 14:20 nella casa vacanza Fiocchi ad Aronne, in provincia di Terni. E in questa ora, in questa data, che si comunicava la morte di Nicola Chiarelli. Saluto la mamma, il papà, i fratelli che sono qui, Luciano, che è qui con noi, e tutti gli amici soprattutto, prima di tutto. Nicola, chi lo ha conosciuto meglio, bene, chi l'ha conosciuto poco, chi lo ha conosciuto perché lo ha intravisto, lo ricorda comunque come una persona gioiale, sorridente, un amico di tutti. E come molti ragazzi, purtroppo, ha fatto uso di sostanze stupefacenti, e per procurarsele era entrato in una relazione con alcuni pregiudicati interni della mafia calabrese. Quando era fuori casa, Nicola non mancava mai di chiamare la mamma e gli amici e raccontava le cose più strane per strappare un sorriso. Gli amici e i fratelli ricordano i suoi messaggi allegri, scritti in un dialetto rivellese, che lasciava intendere i contesti o addirittura i profumi dei luoghi da dove scriveva. E scriveva quello che sentiva e viveva in quel momento, in quegli atti, in quelle circostanze. A volte erano comunicazioni ironiche e divertenti che non lasciavano dubbi sulla sua gioia di vivere. Il suo ottimismo tranquillizzava tutti, e forse, e questo è un interrogativo che ci poniamo, e forse a volte non preoccupava nessuno. Un giorno Nicola contrasse un debito di qualche migliaia di euro che non riuscì a saldare per intero, ma i delinquenti, in particolare gli spacciatori, non sono teneri con chi deve loro qualche cosa. I piccoli spacciatori sono l'ultimo e più debole anello di una lunga e pericolosa catena che termina con i capi delle coste, dove ci sono i potenti manovratori delle mafie. Nicola è stato più volte minacciato con intimidazioni di ritorsioni sulla sua famiglia se non avesse pagato. Quando si rese conto che le persone più care della sua vita erano minacciate, Nicola, con grande coraggio, forza e determinazione, si rivolse ai carabinieri e denunciò gli spacciatori. Non è una cosa che succede sempre, anzi, quasi mai. Ai carabinieri fece un racconto lucido e circostanziato che permise alle forze dell'ordine di capire il contesto criminale nel quale si erano trovati. Le autorità decisero per Nicola un sistema di protezione e Nicola diventa un collaboratore di giustizia. Entra in una storia che lui non avrebbe mai immaginato, in cui si trova ad essere protagonista, costretto a non assaporare più la dolcezza della libertà, che era la sua lingua. Gli spostamenti di Nicola vengono programmati da altri e lui va dove vogliono che vada. Così nel mese di gennaio 2015 Nicola va a Verona, in provincia di Terni, presso la casa vacanza Fiocchi. Non è facile capire gli spostamenti degli ultimi giorni di Nicola. Ed è quello, una delle cose, una delle ragioni che ci spinge a vivere questo momento e a chiedere a voi, insieme a voi, di ripercorrere un tratto, perché abbiamo bisogno che la giustizia faccia il suo corso. A distanza di un anno sono tanti i dubbi che ci turbano. Come mai un collaboratore di giustizia sia stato lasciato solo per tanti giorni? Come mai un collaboratore di giustizia sia stato in grado di comunicare con il suo cellulare con tutti, liberamente, in qualsiasi momento? La perizia medico-legale afferma che la morte di Nicola è intervenuta per un'intossicazione acuta da cocaina in soggetto con recente pregresse assunzioni di eroina. Nicola non aveva mai assunto eroina in precedenza. Quando e come prende per la prima volta l'eroina? Quali persone ha incontrato Nicola prima di morire?
Libera non vuole lasciare soli la famiglia e gli amici di Nicola, vuole vivere insieme alla comunità questo primo anniversario della morte. Il non saperci soli nel portare il dolore ci deve dare la forza necessaria per continuare la nostra battaglia di giustizia. Siamo devastati da sentimenti e pensieri contrastanti, da inevitabili domande, da mille dubbi. Siamo di fronte ad un mistero grande, quello della morte di un giovane, e inutilmente cerchiamo una spiegazione, una logica. Siamo nella condizione di non poter soddisfare questo desiderio, che potrebbe pacificare il cuore dei genitori e dei fratelli. Non vogliamo rimanere in silenzio, vogliamo dire alla mamma e al papà di Nicola tutte le parole che permettono di arrivare dentro il cuore di una madre e di un padre, straziati dal dolore senza balbettare. Siamo chiamati a indugiare nel senso di colpa, perché forse potevamo fare di più quando Nicola era lì in mezzo a noi e invece non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Forse siamo anche dilaniati dall'interrogativo sul senso dell'inutilità dell'impegno, dell'affetto e della condivisione. A che servono tutte queste cose se poi non cambia nulla nella vita? Beh, noi siamo testardi. Dobbiamo pretendere di cambiare. Questo è il nostro spirito. E questo, con questo spirito che noi immaginiamo di intraprendere quest'altro cammino. Abbiamo tanti cammini ancora in corso, abbiamo tante storie che vogliamo raccontare insieme a voi e che non vogliamo abbandonare assolutamente, e lo dobbiamo fare insieme alle famiglie, insieme agli amici, insieme alle persone che hanno voluto bene Nicola in questo caso, insieme alle persone che hanno bisogno di recuperare questi sentimenti di affetto nei confronti del mondo, della società, dei valori. E mentre stiamo qua chiediamo che la giustizia faccia il suo corso. Ecco, questo è il senso di questa iniziativa di questa sera. Io ringrazio ancora tutti voi, ci organizzeremo in questo modo. Io darò la parola subito adesso alla professoressa Troccoli. Il sindaco si scusa per un problema familiare, per l'assenza, ma è vicino a noi e probabilmente arriverà durante, potrebbe anche arrivare durante il corso della serata. Poi la parola ad Anna Versa, referente di Libera, Giovanni Filizzola, presidente della Biblioteca Rivellese, poi lasceremo un buon microfono libero per qualche testimonianza di amici. Stamattina sono arrivati, ed è stato molto bello, dei messaggi anche molto, molto cari, molto significativi. Sono anche veramente commosso anche da una lettura di una, non lo so come chiamarla, lettera, una cosa amica di Marilena, lo vuoi, molto bella. Che non leggo, non mi permetto di leggere, molto bella, è stata scritta e quindi è un fatto importante. Sono state tante le testimonianze di affetto nei confronti di Nicola. Questo significa che la società, che il mondo, che la gente qui non lascia questo, che i propri figli non sono soli, e questo è molto importante. Do la parola subito alla professoressa Troppo. Niente, buonasera a tutti, io porto il saluto dell'amministrazione comunale, il saluto che va a tutti i presenti che sono qui con noi, ai cittadini, ai rappresentanti delle associazioni, alle forze sociali e politiche e al mondo della scuola che vedo particolarmente presente. Questo a testimoniare quello che diceva il professor Melchiotta, che non siamo soli, ma dobbiamo essere insieme a fronteggiare quella che è un'emergenza, direi, abbastanza comune. Un saluto particolarmente affettuoso da parte dell'amministrazione comunale, alla famiglia di Nicola sicuramente, alla mamma Maria, al papà Domenico, ai fratelli Antonello, Francesco e Luciano, agli amici di Nicola che sempre l'hanno accompagnato e che continuano ad accompagnarlo anche tuttora con l'affetto che è tangibile, che continuamente gli rivolgo anche attraverso i nuovi mezzi di informazione informatica. Anche su Facebook noto la possibilità di vedere l'affetto
che tuttora giornalmente e quotidianamente si prova nei confronti di Nicola e della sua vicenda umana. Un saluto e un ringraziamento, diciamo, istituzionale, ufficiale, anche alla Biblioteca di Vellese, che è qui rappresentata dal presidente Giovanni Filizzolo, che è un'associazione che abbiamo nel nostro territorio, è molto viva, attiva, organizza una serie di attività di ampio respiro culturale. E quello che mi fa piacere osservare è anche che quello che si era detto nell'origine dell'associazione, che la cultura non è solo quella che leggiamo sui libri di testo e che puntualmente ripetiamo nei nostri discorsi, ma la cultura è soprattutto cultura di vita, è cultura che si apre al sociale e al territorio. E questo è un plauso che l'amministrazione fa a questa associazione viva nel nostro territorio comunale. Ringrazio e saluto vivamente Libra contro le mafie, che sono qua rappresentati dalla professoressa Versa, che è coordinatrice di Libra nel Lago Negrese, il professor Melchionda, che conosciamo tutti per le iniziative che man mano ha aiutato a realizzare, che è rappresentante di Libra regionale. E poi abbiamo il piacere di avere per l'ennesima volta, molto volentieri, Don Marcello Locozzi. Abbiamo il piacere di salutarlo innanzitutto perché è un figlio di Rivello, di San Costantino di Rivello. Abbiamo avuto modo di accoglierlo in varie occasioni, in versione, diciamo, ufficiale come prete nella Chiesa, e abbiamo avuto vari momenti per accoglierlo come prete impegnato nel sociale, che è la cosa più bella che ci possa essere, una chiesa che vive i problemi di un territorio, non che li osserva un pochino dall'alto ed esprime i suoi giudizi. Ci fa piacere avervi e da parte di tutta l'amministrazione, di tutto il territorio di Rivello. Saluto Luciano, che rappresenta un pochino la famiglia, e siamo contentissimi che sia venuto perché ha fatto sacrifici per essere presente qua. E a lui un saluto affettuoso con tutto il cuore, da compagni di classe per la vita. Io non voglio dilungarmi perché in realtà so che gli interventi che sono stati preparati sono già di loro di ampio spessore, e quindi una volta concluso il mio saluto voglio solo soffermarmi su una piccola riflessione, una riflessione che riguarda un pochino Nicola, che giustamente ricordiamo, ma non per ricordare, ma per proiettare la sua vicenda un pochino nel futuro. Perché in realtà la vicenda di Nicola Chiarelli, che è stato descritto, io lo conoscevo molto bene Nicola perché era più piccolino, però è stato descritto da tutti come un ragazzo generoso, buono, socievole, affettuoso, con tante amicizie. Ecco, un ragazzo in realtà come tanti altri ragazzi che nella realtà di Rivello, ma nella realtà della Monegrese, nella realtà della Basilicata ci sono, una famiglia come tante altre, non diversa dalla mia, da qualsiasi delle nostre. Una riflessione per capire un pochino che cosa, che in realtà il problema che ha vissuto Nicola deve essere anche un marito per i nostri territori, affinché anche noi come territorio riflettiamo un pochino su quello che è un problema allarmante che riguarda la dipendenza dei giovani che sono sempre più fragili. Questi giovani che si affacciano nella nostra società sono un pochino più fragili, più deboli. Noi come realtà territoriale non possiamo fare finta che questo non sia, non dobbiamo immaginare di essere esenti da tutta una serie di dinamiche che un tempo sembravano veramente molto lontane, molto distanti,
ma che sono all'ordine del giorno. Ecco, noi come territorio ci dobbiamo interrogare un pochino, dobbiamo riflettere sulla condizione giovanile, dobbiamo riflettere sulle dipendenze e dobbiamo riflettere soprattutto insieme su come aiutare la nostra realtà, su come renderla sempre più forte rispetto a una serie di dinamiche che sembravano altro rispetto a noi. Ecco, io ritengo che questo lo dobbiamo innanzitutto a Nicola, per cui auguro veramente che ci siano i percorsi giusti affinché venga fuori la verità e venga fuori la dignità di un ragazzo, ripeto, come tanti altri. E lo dobbiamo ai nostri giovani e lo dobbiamo al nostro territorio, lo dobbiamo fare insieme. Pensiamo che questo momento possa essere un ulteriore passaggio per andare tutti uniti in un'unica direzione. Buonasera a tutti e grazie per essere in tanti qua stasera a ricordare questo ragazzo di livello. Ringrazio a nome di Libera il Comune che ha avuto la sensibilità di prepararci questa sala, di darci questa opportunità e soprattutto di dimostrare, ecco, come un ragazzo, un cittadino deve avere il suo spazio. Ringrazio il professor Filizzoni, sin dai nostri primi incontri di settembre durante l'assemblea di Libera ha campeggiato molto questo evento, ha lavorato insieme a noi perché potesse realizzarsi questa sera. E voglio insomma semplicemente dire che è bello vedere qui tante persone a ricordare un caso di giustizia, di quello che forse è la parola che dobbiamo più far echeggiare questa sera in questa sala, tra i ragazzi e tra la gente, e portare fuori da questa sala. Cioè uno degli impegni più forti di Libera è il sostegno alle famiglie delle persone che hanno subito ingiustizie, a coloro che, avendo perso una persona cara, vivono tutto il peso e la sofferenza di una scomparsa, ma soprattutto la solitudine di tante domande e di tanti perché che restano irrisolti. Dopo quasi 10 anni, Libera è presente su questo territorio con il nostro presidio. Ed essere vicini a queste famiglie è per tutti noi un momento di condivisione, ma anche una richiesta di verità e di giustizia. Ed è importante essere in tanti a chiedere verità e giustizia, perché se si è in tanti è più facile essere ascoltati. Io penso alla solitudine di chi vive queste situazioni, alla mamma, al papà, ai fratelli, alle famiglie, agli amici, a tutti coloro che si sentono soli quando vivono questa mancanza. Chi subisce un affronto o un soprusso vive spesso la solitudine di non sapere che fare, si sente in colpa per non aver saputo intervenire prima, per non aver capito, per non aver lasciato fare. Quale genitore oggi, scusate, quale genitore oggi non si chiede come ho fatto a non capire? Va meglio? Quale genitore, dicevo oggi, cioè chi di noi come genitore non si chiede come ho fatto a non capire? Succedeva sotto i miei occhi, forse nella strada accanto, nel bar sotto casa, e quindi ci si sente in colpa. Che fare quando ci si sente in colpa? Per non aver saputo fare intervenire prima, per non aver capito, per aver lasciato fare. Sono sentimenti legittimi di cui noi genitori non ci dobbiamo né vergognare né aver paura, perché può succedere che anche l'amore non fa vedere alcune cose. Non è
superficialità, non è diciamo semplicità, è semplicemente molte volte la convinzione che i nostri figli stanno bene, che tutto va bene, e invece poi scopriamo che ci sono delle situazioni che ci angosciano, che ci devono angosciare, che ci devono preoccupare. Sono sentimenti legittimi, dicevo, anche se non esiste un perché alle cose che accadono, e per quanto è fondamentale non far mancare la nostra, e per questo è fondamentale non far mancare la nostra presenza in queste famiglie. Chi era Nicola? L'ha presentato il professore Melchionda, l'ha presentata la professoressa Troccoli. Era un ragazzo come tanti, come tutti quei ragazzi che vivono in questi paesi, noiosi e sonnolenti, dove spesso l'unica distrazione può essere la parrocchia, il calcio, il bar, la strada. Ma proprio in questi paesi, in questi nostri paesi, che sono così addormentati per quanto riguarda l'aspettativa e i bisogni dei giovani e i loro traguardi esistenziali, il germe della trasgressione, l'illusione del facile guadagno, rappresentano tentazioni pericolose. Per questi essi avrebbero bisogno di luoghi di ritrovo e di attività culturali accattivanti e propositive. La nostra è un'area molto piccola, ma molto a rischio di criminalità. I nostri paesi, apparentemente chiusi, turisticamente belli, storicamente caratteristici, conservano segreti inquietanti. Dal 1970 e dal caso Borghetti, storie e scenari criminosi si sono sempre più intensificati e incrociati tra di loro. E i casi irrisolti sono già tanti, troppi, considerati la scarsa densità abitativa del nostro territorio. Ci tocca inoltre scoprire che questi nostri piccoli paesi, apparentemente chiusi, hanno invece legami con la criminalità nazionale e non solo. È in questo scenario che trovano spazio fenomeni come l'usura, lo spaccio, il caporalato, il riciclaggio. Chi ne resta vittima fa fatica a venirne fuori. La dipendenza, lo dicevamo prima, qualsiasi dipendenza crea schiavitù. Il meccanismo è noto, è un meccanismo psicologicamente circolare, chiuso. Si inizia con il gioco, se parliamo del gioco d'azzardo, se parliamo delle dipendenze da gioco, si inizia con una bustina, se parliamo della droga, e man mano questo circolo va a complicarsi. Magari la prima bustina è gratis, la prima vincita è molto facile, poi la bustina costa di più, la vincita diventa più difficile. E chi resta invigliato in questa rete è sempre più solo e più dipendente dal bisogno e diventa un'altra persona. Nicola si rende conto che ciò sta accadendo anche a lui e decide di fermarsi, denuncia e si affida alla giustizia. Le vicende che seguono e di cui stiamo parlando sono note, ma non tutte chiare. Su queste vicende dobbiamo riflettere, dobbiamo cercare una verità, dobbiamo dare delle risposte. Magari saranno delle risposte spiacevoli, non sappiamo, magari saranno delle risposte impensate, forse saranno le stesse risposte che abbiamo già, però dobbiamo andare oltre, dobbiamo cercare. Per tutti questi motivi dobbiamo cercare di capire. Nicola potrebbe essere un nostro figlio, un nostro fratello, un nostro amico, un nostro conoscente. Non diciamoci, come a volte capita, io non so, non mi interessa, a me questo non accadrà, mio figlio è il migliore, mio figlio queste cose non le fa, mio fratello non fa queste cose. Non ce lo diciamo, perché non è così, non potrebbe non essere così. È un'illusione pensarlo, e girarsi dall'altra parte, fingere di non vedere. Questo è forse il gesto peggiore che l'essere umano può fare, girarsi dall'altra parte, cioè vedere che qualcuno è nel bisogno e non fare niente, vedere che può fare qualcosa e non farlo. Restiamo vicini a famiglie come quelle di Nicola, perché quando in una comunità qualcuno vive un'ingiustizia, sebbene questa abbia
connotazione privata, l'ingiustizia appartiene a tutti. E questo penso che sia il messaggio che ci dobbiamo portare a casa tutti quanti stasera, la comunità livarese, la comunità lagonegrese, dovunque c'è un'ingiustizia, in qualsiasi parte del mondo possiamo dire, ma noi che siamo una comunità e che ci conosciamo, conosciamo le abitudini delle persone, conosciamo la persona a fianco, conosciamo il benzinaio che ogni giorno ci fornisce la benzina, le commesse del negozio dove andiamo, ci conosciamo tutti, ci salutiamo, viviamo insieme. Bene, in queste comunità viene qualche cosa, è importante che tutti si parlano, che tutti si dicono qualcosa, che tutti si riflettano insieme che cosa può essere successo, qualsiasi cosa, qualsiasi particolare, forse qualcuno può ricordare, può dire. Mi piace concludere con una proposta che è venuta in una delle nostre assemblee di Libera nel mese di dicembre, e cioè quella di creare un luogo della memoria in uno dei paesi della nostra area, ed invito i sindaci, le famiglie e quanti vogliono sostenerci, privati e non, a scegliere uno spazio, anche piccolo, da dedicare a tutte le vittime della nostra area, tutte quelle vittime che non hanno avuto giustizia. Ed invito stasera tutti i ragazzi, tutti gli amici, tutte le persone che hanno conosciuto Nicola a esprimere le loro emozioni, cioè a dire con molta franchezza, con molta libertà, con molta empatia ciò che loro vivono e come vivono l'assenza di Nicola, che l'assenza di una persona deve cogliere, deve toccare fortemente una comunità, altrimenti non siamo una comunità. Comunità significa stare insieme, vivere insieme. Un tempo, quando si andava in un paese, per identificarsi si diceva di chi sei figlio, chi sei. Questo era identità, significava, è un concetto sociologico molto semplice, ma significa avere un'identità, essere di, appartenere a. Non per mettere paletti e fare frazioni, ma per un senso di compartecipazione, per un senso di solidarietà, per un senso di empatia, cioè di sentire insieme oggi tutti quanti stasera qua in questa sala e in questa comunità la mancanza di un ragazzo. Grazie. Anni di Pizzola, presidente della biblioteca Pivetesa. Buonasera a tutti e grazie di essere qua a questa iniziativa che abbiamo voluto per continuare a svolgere anche come associazione di Rivento, come anche componente di Libera, un lavoro di consolidamento e costruzione della nostra identità di paese, della nostra identità di comunità a cui dobbiamo appartenere tutti. No? Senza esclusione e senza emarginazione. La storia di Nicola è una storia che ci ha toccato, che ci interessa, che ci riguarda anche perché è una storia, in fondo, come tante altre, una storia che si può ripetere, è una storia che ha avuto un esito, ahimè, drammatico, e non vogliamo che non si ripetano cose di questo genere. Siamo qui prima di tutto per esprimere una vicinanza a Maria, a Domenico, ai fratelli di Nicola. Maria e Domenico che hanno provato forse il dolore più grande che si possa provare, il dolore che prova un genitore quando seppellisce un figlio, che è sicuramente una cosa terribile. Da queste esperienze drammatiche però bisogna uscire in avanti, bisogna uscire avendo la capacità di riflettere, di accettare e di accogliere il nuovo, perché la vita continua. Da questo punto di vista è simbolico anche, e io voglio qui fare gli auguri a Francesco, il fratello di Nicola, perché è nata una bambina, no? La vita continua, no? E noi dobbiamo...
vogliamo fare in modo che questa vita sia sempre migliore, sia diversa, che abbiamo la capacità di imparare dalle esperienze che facciamo. Nicola non è stato dimenticato. Nicola non è stato dimenticato, lo hanno dimostrato quest'estate i suoi amici organizzando una serata, diciamo, come sarebbe piaciuta a lui, una serata di festa, una serata di musica, una serata di allegria. Lo ricordiamo oggi noi qui, insieme a Don Marcello, vicepresidente di Libera, no? Perché appunto condividiamo un sentimento, come diceva Anna, un sentimento di empatia, no? Di voler stare insieme, di essere un sentimento di solidarietà. Ma perché è anche importante parlare, è importante riflettere. In questo anno probabilmente molti di noi hanno riflettuto, però non abbiamo parlato insieme in questo caso, non c'è stata una riflessione come comunità. E io penso che questo invece è un fatto importante. La storia di Nicola merita che se ne parli, e che si parli di un ragazzo che ha avuto un percorso di vita accidentato, ma comune, e che però l'ha condotto a una morte drammatica e solitaria, lontano da casa. La morte di un collaboratore di giustizia, come è stato detto. È ovvio che per noi a livello Nicola è, come è stato anche questo detto, soprattutto il nostro Nicola, per i suoi amici questo amico disponibile, generoso, allegro, ragazzo di buon carattere che abbiamo conosciuto tutti quanti. Alla ricerca, come tutti i giovani, alla ricerca doverosa, legittima, alla ricerca della felicità. In una società che però non sempre riesce a indirizzare bene questa ricerca. Questa ricerca che pure è la molla che fa andare avanti e fa avanzare l'umanità. E la ricerca della felicità è fondamentale. È questo che ci motiva, ci spinge, no? Ma se non siamo sorretti in maniera adeguata ci può anche portare a soluzioni che ci portano a deviare, a allontanarci dall'obiettivo. È la comunità, è la società che deve avere la capacità anche di educare, indirizzare, aiutare i giovani nella loro, gli adolescenti, nella fase delicata della loro crescita. Quando poi, per un motivo qualsiasi, si devia da quello che dovrebbe essere il cammino, tutto diventa più difficile. Da un lato possono scattare dei meccanismi di marginalizzazione, dall'altro non sempre chi ti dovrebbe aiutare in questo cammino di recupero sembra capace di un intervento efficace. Io penso per esempio alle strutture che si occupano delle tossicodipendenze. Io ho l'impressione non svolgano il ruolo in maniera adeguata nel nostro territorio. Mi sembra che non ci sia capacità di intervenire in maniera efficace, capendo come è importante individualizzare gli interventi, misurandosi col vissuto. Mi risulta che, per esempio, il CERT della nostra area ha perso la figura dello psicologo. Aveva due psicologi all'inizio, adesso ce n'è zero, non ce n'è nessuno. E questo credo che vanifichi proprio quel tipo di intervento che è necessario. Dalle sue esperienze però Nicola non sembra travolto, lavora in più periodi, anche duramente come operaio, conserva il suo carattere gioviale aperto, conserva la sua rete di relazioni amicali. Purtroppo, come è stato detto, le abitudini acquisite lo mettono in contatto con determinati ambienti, a contrarre il debito di cui parlava Gerardo, che non riesce a saldare, a vivere il dramma. Lui, che alla famiglia era molto legato, no? Anche solo dai contatti che abbiamo avuto abbiamo capito questo rapporto così forte, intenso, anche bello, no? Che c'era con tutta la famiglia. E, appunto, come diceva Gerardo, quando lui si rende conto che le minacce che subiva lui finivano col coinvolgere anche le persone che gli erano più care, ha avuto uno scatto, ha
avuto uno scatto che noi dobbiamo valorizzare, che noi dobbiamo applaudire, no? Che noi dobbiamo sentire come un momento di riscatto, di orgoglio, no? È un fatto di cui dobbiamo essere, diciamo, in qualche modo contenti, no? Questa sua scelta di rompere con chi lo ricattava, di scegliere la strada difficile, no? Di diventare collaboratore di giustizia, ha dato un contributo significativo. Certo, alcuni non l'hanno perdonato di questo fatto, un contributo significativo nei confronti di qualche cosa che ha un nome e cognome ben preciso, si chiama 'Ndrangheta. Probabilmente poi è stato lasciato troppo solo, ha vissuto anche sicuramente dei momenti a livello individuale di grande difficoltà. E dopo due mesi circa, no, di questa vita è successo l'irreparabile, la sua morte, con alcune zone d'ombra, cosa è successo in quei giorni, le rovine, come diceva Gerardo. E non possiamo esprimere valutazioni, insomma, però è importante che si faccia luce, sì, queste zone d'ombra vengano dissipate per capire quello che è successo. In tutti i casi, qualunque cosa sia successo, Nicola è stato vittima di un meccanismo, di un meccanismo sociale che è attivo nella nostra società, che colpisce la nostra gioventù tante volte, di cui dobbiamo sentirci tutti in qualche modo corresponsabili, no? Dobbiamo sentirci tutti corresponsabili della sopravvivenza ancora in un paese che vuole essere, che è per molti aspetti civile, no? Ancora permette che alligni al suo interno questa mala pianta, che questa mala pianta distrugga tanti giovani, il futuro di questo paese. Dobbiamo imparare da questa storia, che non è una storia nuova, ma che stavolta ci tocca da vicino, questa volta siamo noi coinvolti in questa vicenda. Bisogna che la società riesca a dare in qualche modo, come diceva anche Giuseppina qui, agli adolescenti, e anche lo diceva anche Anna, ai giovani, agli adolescenti che attraversano una fase appunto così delicata della vita, un sostegno diverso. Dobbiamo renderci conto che alla fragilità propria dell'età si accompagnano anche le nostre insufficienze, no? Senza, diciamo, non è un atto di accusa contro nessuno in particolare, contro tutti noi, il limite che dobbiamo sforzarci di superare, le insufficienze delle agenzie educative della società. Esistono insufficienze della scuola, ma certo non solo della scuola, ci sono insufficienze probabilmente anche delle parrocchie, ci sono insufficienze delle associazioni. Non si riesce a dare a questi giovani sempre, diciamo, quel sostegno, appunto anche morale, no? Perché possono condurre la loro crescita in maniera adeguata. Pensiamo però allo sport, no? Le associazioni sportive. Occorre che lo sport sia sempre sport pulito, perché i nostri giovani crescano bene, no? Che siano educati a un certo tipo di pratica sportiva. Occorre che le associazioni che diciamo ricreative facciano sì che il divertimento sia sempre un divertimento rispettoso della persona. Bisogna che ci sia da parte di tutti noi, insomma, un'attenzione ai ragazzi, da chi, diciamo, per le attività che svolge, educatore, operatore sociale, eccetera, ma tutti quanti, i genitori, gli amici, le persone che vivono in una società, un'attenzione rispettosa, ma premurosa e responsabile nel far crescere i giovani nella responsabilità e nella libertà. Nella responsabilità e nella libertà. Non si tratta di reprimere o di avere atteggiamenti moralistici, no? Non si tratta di una pressione occhiuta, ma appunto di una presenza premurosa. Di fronte al fenomeno delle dipendenze dobbiamo avere un atteggiamento fermo, non probabilmente sempre un atteggiamento proibizionista,
ma sempre un atteggiamento capace di discernere, di capire quelle che sono le conseguenze, la realtà dei singoli comportamenti. Ai giovani, per esempio, che spesso fanno uso di droghe leggere, per lo più, fortunatamente, ma purtroppo poi talvolta si va oltre, bisognerebbe ricordare come, per quanto forse la strada potrebbe essere, la strada giusta potrebbe anche essere quella di superare un certo tipo di legislazione e renderla un pochettino più adeguata alla realtà, comunque resta un dato di fatto: l'acquisto di ogni dose di sostanza illegale è un finanziamento alle mafie, è un finanziamento alle mafie. E questa è una cosa che ognuno di noi dovrebbe sentire come drammatica, perché non penso che, nessuno di noi voglia finanziare questa organizzazione di morte. Bene, noi vogliamo che Nicola non venga dimenticato e venga restituito al nostro ricordo, al ricordo del nostro paese, della nostra comunità, con la piena dignità di un ragazzo che ha vissuto esperienze di tanti ragazzi e che a un certo punto ha avuto coraggio e ha mostrato così di reagire. Poi, certo, non si tratta di santificare le debolezze, no? Sono così comuni, e la responsabilità non è per la massima parte dei giovani. Credo che veramente dobbiamo ricordare Nicola e restituirlo, come scriveva Gerardo, restituirlo alla famiglia e alla comunità con grande dignità, la grande dignità di un ragazzo che ha vissuto con difficoltà, anche drammaticamente, ma ha anche saputo mostrare coraggio nella sua vita, nella sua giovane vita, e noi non lo dobbiamo dimenticare. Abbiamo adesso uno spazio per le testimonianze di amici, testimonianze di persone che lo hanno conosciuto, che lo hanno incontrato, che possono naturalmente dire le cose. Prima di tutto è la testimonianza di Luciano, fratello di Luciano. Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere presenti, e ringrazio le istituzioni e Libera per la vicinanza che stanno dando alla mia famiglia. Che dire, io non sono bravo a parlare in pubblico, posso dire solo che Nicola era un ragazzo dal cuore d'oro. Chiunque l'ha conosciuto ha visto la sua bontà, la sua trasparenza, si trova bene sia con i bambini, con le persone della sua età, con le persone magari un po' più grandi, le persone anziane, era molto rispettoso. Sicuramente ha fatto degli errori, ha conosciuto delle persone sbagliate. Noi per questo, con l'aiuto di Libera e delle istituzioni, cercheremo di far luce su una vicenda abbastanza nebbiosa, fumosa. Che dire più? Solo una raccomandazione ai ragazzi che sono presenti in sala, di divertirsi, però di restare nel giusto, andare oltre non serve. Grazie. Allora adesso, se ci sono testimonianze, chiamo innanzitutto Vincenzo Labanca, che aveva già espresso questo desiderio di voler comunicare. Altri che vogliono intervenire, si preparino. Io ho chiesto di poter dare il mio contributo perché io Nicola l'ho conosciuto e l'ho conosciuto bene ed anche per molto tempo, perché Nicola nel suo breve e travagliato percorso scolastico è stato anche mio alunno per 2 anni di seguito, ma lui ha frequentato fino al terzo, per cui è stato insieme nella scuola dove io sono stato per circa 4 anni, per cui io Nicola l'ho conosciuto bene e da grande. E allora ecco perché io
vorrei dare il mio contributo e io chiedo scusa se sarò abbastanza franco per quello che sto per dire, però fra gli amici e in certe circostanze si dice quello che si pensa. Si ha il diritto e il dovere di dire quello che si pensa. Io credo che la vicenda di Nicola è una storia di una serie di fallimenti. Una serie di fallimenti uno dietro l'altro, di cui la vittima sacrificale è stato Nicola. Si fa presto a dire la colpa della famiglia, a buttare la croce sulla famiglia. E forse, se vogliamo, un po' la famiglia ha forse le sue colpe, ma la famiglia non è la famiglia di padre, madre, figlio e fratello, ma in quella famiglia che abbiamo smarrito per strada, in quella famiglia allargata, in quella grande famiglia, in quel familismo che ci hanno condannato a essere amorale e invece era la culla e la protezione, era il nido di questa, del nucleo di partenza di questa società, di quella famiglia più larga, degli zii, dei cugini, dei nipoti, dei preponti, di quel gruppo che faceva nucleo, che faceva protezione. Oggi invece ogni famiglia viene lasciata a se stessa, da sola, con i suoi problemi. Per cui la famiglia di Nicola è stata lasciata probabilmente sola a gestire in una situazione abbastanza particolare, perché la storia della famiglia di Chiarelli, la sappiamo qui, ha avuto le sue difficoltà con il padre fuori, eccetera. Quindi, voglio dire, quello è il primo punto di partenza di una tragedia e di un fallimento che forse poteva essere ammortizzato in a più vasta scala. Ma questa è solo la prima e forse meno responsabile, perché oltre la famiglia normalmente c'è la parrocchia, che tu hai citato, e la parrocchia normalmente e sta lì proprio per occuparsi dei più deboli, di quelli che hanno più bisogno. E io non mi sembra, non ho sentito di nessun... pastore che ha abbandonato le pecore per andare a cercare quella smarrita, per andare a cercare Nicola. Non c'è stato un pastore che l'ha andata a cercare. E quindi, anche sotto questo punto di vista, per essere anche assente, anche in queste circostanze, la parrocchia è un fallimento anche di questa istituzione. E dopo questo fallimento ce n'è un altro, ancora più vasto, che è il fallimento di una comunità, la comunità nostra, quello del paese, i paesi che sono nati per un mutuo soccorso. Le persone nell'anticamente hanno trovato, hanno sentito l'esigenza di mettersi insieme per aiutarsi l'un l'altro, e così sono nati i nuclei, così, i nuclei abitati, così sono nati i paesi, le comunità. E noi stiamo perdendo, abbiamo perso probabilmente il senso di questa comunità. E Nicola è solo un esempio, ma che dire se ricordiamo il professor Francesco Maria Provenzano, anche questo, una comunità che ha smarrito il suo senso, che non si occupa più di quelli che hanno più bisogno, degli ultimi, presi forse, non voglio dire dall'egoismo, ma forse dalla indifferenza. E oltre alla comunità, più in là della comunità ci sono altre istituzioni, altri organi. C'è la scuola, noi, gli educatori, un altro fallimento. Nicola è venuto a scuola, sì, è venuto. E io l'ho avuto per 2 anni di seguito, perché ha ripetuto il terzo che non ha mai completato. Io alcune volte sono andato a prenderlo al Midi, perché lui veniva con il pullman, poi gli altri compagni venivano a scuola e lui non veniva, si fermava al Midi. E io chiedevo ai compagni, e qualche volta sono andato a prenderlo alla seconda ora, alla terza ora.
Quante volte ci sono riuscito a portarlo, quante volte no. E poi lui aveva preso questa abitudine che quando aveva voglia che io andassi a prendere mi aspettava, quando invece non voleva venire, non si faceva più trovare. Io ho il rammarico forse di averlo cercato troppo poco, perché forse la scuola, forse fuori dalla scuola, forse quelle volte che non è venuto a scuola, ha incontrato quelli che poi sono stati la sua rovina. E quindi noi, io, ma noi come classe docente, come educatori, dobbiamo annoverare, dobbiamo rientriamo a pieno titolo nel novero dei falliti in questa vicenda di Nicò. E dopo di noi ci sono le istituzioni, c'è lo Stato che ha fallito, quello Stato che l'ha invogliato, l'ha incoraggiato a farsi, a confessare, a farlo collaborare, a farsi dire i nomi, e probabilmente su quei nomi c'è qualcuno che ci ha costruito qualche carriera, qualcuno che avrebbe dovuto ancora essere qui e che non c'è stasera. Qualcuno che non c'è stasera. Qualcuno che si era impegnato a proteggerlo e non l'ha fatto. E ecco, questa è una, è un fallimento davvero, perché per la sua collaborazione in cambio gli era stato promesso qualcosa che non gli è stato mantenuto. E adesso ce n'è ancora un altro, un fallimento ancora più alto, e io chiedo la sensibilità, chiedo perdono a Don Marcello e chiedo anche venia alla sensibilità di tutti i credenti, ma secondo me qui, io lo penso e devo dirlo, qui c'è anche il fallimento di un progetto di Dio che crea Abele e poi gli mette a fianco Caino, che crea l'agnello e poi gli fa trovare davanti ai lupi, che crea Nicola, un ragazzo buono, un ragazzo per bene, e poi gli scatena dietro tutta la malvivenza senza nessuna protezione. Probabilmente anche questo andrebbe in qualche modo rivisto, questo progetto, questo osannare completamente alla bontà. Va bene, dobbiamo essere tutti buoni, ma chi ci protegge? Chi ci protegge dai cattivi? Bene, io ho detto che sarei stato franco e sarò franco. Io sono molto vicino a Nicola e alla famiglia, perché anche a me, devo farvi una confidenza e ripeto, di questa cosa mi pesa un po', però voglio liberarmene. Vedi, anche a me successe una ventina di anni fa di rimanere come la signora Maria con 3 figli, 4 figli da solo in mezzo a una tempesta. E allora anche io pensai che forse spostandomi dalla campagna al paese avrei trovato una comunità, una solidarietà, mi sarei sentito meno solo, avrei trovato più protezione. E invece io la protezione non la trovai. Non la trovai, cercavo in qualche modo, e lo dico con franchezza e anche con dispiacere ancora con sofferenza. Cercavo anche, che so, una rivendicazione, un modo per un inserimento anche sociale. Ero rimasto solo con 3 figli, con tutta una tragedia che buona parte di voi conosce. E allora ricordo Giovanni che quell'anno volevo impegnarmi anche a Comune per trovare un senso, per dare un senso alla mia vita. E nessuno mi volle in lista perché avrei fatto perdere le elezioni a chiunque. E cercai asilo alla parrocchia, e la parrocchia mi vietò di essere testimone di battesimo, padrino di
no? Abbiamo proprio fatto da testimone oggi ai genitori, che non c'è, c'è qui, e l'avrei dovuto fare da padrino. Però nel frattempo c'era stato un divorzio non voluto, non assolutamente da me, ma mi fu vietato di poter fare da padrino. Bene, da Marcello, fu allora che io divenni ateo. Mi fu vietato di prendere la comunione quando mia figlia fece la comunione nell'ostia, quando mia figlia ha fatto la comunione, e allora se io non c'ero per Dio, neanche Dio c'è stato più per me. E poi da solo successe che una volta, mentre io ero ricoverato in ospedale, avevo subito un pesante intervento, uno dei miei figli fu trovato con la droga. E quando tornai fui chiamato in caserma e vi dico, supplicai, implorai, insomma, di soprassedere lo Stato, quello Stato che prometto, che garantisce. E ci ritroviamo io e mio figlio davanti al Tribunale dei Minori, a Potenza. Lui è accusato per quello che era e io per mancata vigilanza. Ma tutto era successo mentre io stavo in ospedale, i miei figli stavano con una cameriera. E la comunità? Indifferenza. Bene, ritornai alla mia campagna. Ricordo, a Pasqua, Natale, eravamo io e i miei figli. Nessuno mi ha invitato a pranzo a casa loro. Siamo rimasti da soli tutto il tempo. E se adesso mio figlio non si chiama Nicola, ma si chiama in un altro modo, non lo devo né al fatto che sono stato più bravo io rispetto agli altri, né al fatto che Dio ha protetto me o qualcun altro. Lo devo solo al caso, alla fortuna, al percorso che è andato in maniera diversa. Ecco, allora, io di questa testimonianza, di questo fatto di aver conosciuto Nicola, io dico che dobbiamo tutti fare tesoro. Perché dobbiamo recuperare il senso, che dico, della comunità, no, il senso dell'umanità. Noi che siamo compagni di viaggio su un piccolo treno, vogliamoci più bene, guardiamo più intorno, lasciamo perdere gli egoismi e le indifferenze, pensiamo più al prossimo, a prescindere se siamo credenti o meno. Ma il prossimo è quello che ti sta vicino, non facciamo, diamo le donazioni per l'Africa o per l'Asia o per quello che sia, ma prossimo vuol dire vicino a te. E lui, questo di Nicola, che era nostro prossimo, non ce ne siamo occupati abbastanza. E adesso, bene, applaudo a queste iniziative che si fanno, sono felice, sono così, come dire, sono felice perché si fanno queste iniziative, ma affinché questa non sia la solita mosca bianca, che l'anno prossimo ognuno, Nicola, è dimenticato, che ci battiamo il petto oggi ognuno per nostro conto, ma che alla prossima occasione ci siamo già dimenticati, io propongo una cosa. Non c'è il sindaco, ma c'è per conto la vice sindaco dell'amministrazione. Io propongo, affinché la memoria di Nicola non vada perduta, la vicenda di Nicola si tramandi, non vada perduta, io propongo di intitolare una via di questo comune a Nicola, via Nicola Chiarelli, vittima dell'indifferenza. E con sottoscritto vittima dell'indifferenza, perché secondo me Nicola Chiarelli era uno di quelli che, per quel che ho conosciuto, poteva essere salvato, poteva essere ancora far parte di noi. Se noi avessimo pensato meno al nostro vicino, se fossimo accorti del nostro prossimo, se avessimo fatto ognuno poco di più di quello che volevamo fare, a livello individuale, a livello collettivo, a livello singolo, a livello di istituzione. E poi, perché l'esperienza di Nicola, io non credo che sia l'unica.
l'unica esperienza che è andata a finire con questa, l'unica tragedia finita in questo modo, ma che ci sono state tanti, Nicola, che ci sono ancora tante tragedie come quella di Nicola e che temo purtroppo ci saranno. Io provo a fare quello che credo di saper fare. Ho in mente di scrivere un libro sulla storia di Nicola, un libro che venga poi distribuito nelle scuole affinché i ragazzi, nell'età in cui c'è il rischio di poter incontrare il male, abbiano la conoscenza e la consapevolezza di quello che può essere. Per cui, ecco, io per quel che mi riguarda, prendo fondamentalmente impegno che con i tempi che ci vorranno, io vorrei che Nicola si lasciasse una memoria scritta e che ci lasciasse in parte anche la verità, oltre chi si dice, chi forse ho sentito e quelli che sono. Intanto vi ringrazio. Bisogno e non ci siamo stati. Causa di uscita.
recuperare un'altra testimonianza, ogni parola può essere una delle cose. Questa comunità, poi le nostre comunità, come dice Vincenzo, hanno delle grosse responsabilità. L'indifferenza probabilmente è l'unica forma mortale di eliminazione della vita, non è tanto la morte in sé, la morte fa parte del ciclo naturale della vita, quindi è l'indifferenza che ammazza, e questo è il termine di cancella. Però io credo che c'è la mamma che vuole intervenire. Ecco, signora Maria. Oggi è troppo tardi.
Io vi ringrazio tutti, vi do l'aiuto al grande aiuto che ci sta dando. E spero di conoscere la verità. Questo è perché dico tutto. C'ho solo che mi sapeva. Vi ringrazio tantissimo. Parole di Maria, che abbiamo bisogno di andare oltre. Guardate, non è possibile chiudere questa storia con queste parole. Così dice il verbale, così saluta la morte Nicola, il verbale. Verso le ore 13 odierne, militari di quest'arma, avendo ricevuto, parlo della stazione dei carabinieri della compagnia di Terni, avendo ricevuto la segnalazione dell'arrivo a sua temporanea permanenza, guardate, 20 gennaio, il 20 gennaio, Nicola arriva a Terni il 15 gennaio, è il 20 gennaio che i carabinieri scrivono, avendo ricevuto la segnalazione dell'arrivo e sua temporanea permanenza del collaboratore di giustizia Chiarelli Nicola presso la struttura ricettiva Casa Vacanza Fiocchi, si recavano in arrone per le incombenze di vigilanza di competenza. Sul posto i dipendenti cercavano di contattare il summenzionato suonando il campanello dell'appartamento a lui in uso, ma non ricevevano risposta, né tantomeno lo stesso rispondeva alle chiamate che venivano effettuate sulla propria utenza cellulare. Ritenevano pertanto comunicare le risultanze sulla mancata reperibilità di Nicola al nucleo operativo protezione di Perugia, che chiedeva al gestore della struttura di aprire l'appartamento occupato da Chiarelli con la chiave passepartout per appurare se lo stesso si trovasse effettivamente all'interno. Il proprietario, appena aperta la porta d'ingresso, rinveniva disteso per terra tra il tavolo della cucina e la porta d'ingresso principale, esanime il Chiarelli Nicola, e immediatamente allertava il numero 118 per i soccorsi sanitari del caso. Sul posto giungevano un'autolettiga e i carabinieri a Roma. Successivamente si recavano sul posto militari dipendenti, lo scrivente e il medico del 118, che alle ore 14:20 circa constatava la morte di Nicola per sospetta overdose da stupefacenti. Sul corpo il medico non rilevava segni di alcuna natura, ecchimosi o ferite, tale da ipotizzare la morte violenta di Nicola, ad eccezione di due piccoli macomi in entrambi gli arti superiori, probabilmente causati dall'uso di siringhe. Ecco, questa è la fine di Nicola. Il giorno dopo i familiari furono avvertiti e il giorno dopo ai familiari furono restituiti gli oggetti personali e dopo il corpo senza vita di Nicola. Ecco, non credo che possa finire così questa storia. Chiedo la parola a Don Marcello Pozzi. Nella vicenda di Nicola, io penso che si intrecciano una serie di considerazioni che noi siamo chiamati a fare. Uno che riguarda la vita di Nicola e un altro che riguarda la morte di Nicola. E sono due cose diverse. Però vorrei fare una premessa prima. Una premessa che mi è stata sollecitata, come anche tutte le riflessioni che farò tra poco, una premessa che mi è stata sollecitata da tutti questi interventi che mi hanno preceduto, dagli interventi fatti lì, da chi ha detto, dall'amica, qual è il tuo nome? Francesca. Da Francesca, si sente in colpa. Da chi ha detto, questo è il fallimento di Dio, ti ringrazio Vincenzo. Perché di un progetto
no, ma io invece voglio andare oltre. Dio si sente fallito ogni volta che accade una cosa del genere, però anche su questo, se ricordo dopo, vorrei dire qualche cosa. La premessa è proprio questa: noi dobbiamo, è importante, tu dicevi bene, è importante che noi diamo un senso a quello che stiamo facendo qui questa sera, ricordando le cose, per evitare che il nostro sia il solito ricordare fine a se stesso. Tu lo sai, lo sappiamo noi che con Libera camminiamo da tanto tempo, ma lo sappiamo un po' tutti in questo paese che ormai sempre più sul proprio calendario ha messo di frequente giornate della memoria. Tra una settimana sarà, penso, la memoria dello Shoah, poi a marzo sarà la memoria delle vittime innocenti di mafia. Ogni tanto si ricorda qualcosa e ben venga, è importante. Voi mi insegnate come è importante la memoria. La memoria è ciò che ti permette di riflettere sugli sbagli del passato, su quello che è accaduto, per poter costruire dei percorsi nuovi e per poter costruire questi percorsi nuovi magari un po' migliori rispetto a quelli che sono stati fatti nel passato. Ma abbiamo tutti bisogno in questo momento di andare oltre. Dicevo poco fa, e ci ricordava giustamente poco fa Gerardo, noi abbiamo il dovere di andare oltre, cioè di dare un senso a questa memoria, a fare in modo che la memoria non sia semplicemente un calendario, che non sia semplicemente il ricordo, magari anche nostalgico, di qualcuno che non c'è più. Abbiamo bisogno anche che la memoria non sia una ricorrenza nella quale tutti, ok, riconosciamo gli sbagli che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti tanti, ma poi finisce tutto lì. Cioè dobbiamo fare in modo, vi voglio dire con franchezza, noi dobbiamo anche fare in modo di andare oltre, di capire qual è la sfida, tu giustamente ci sollecitavi in questo, Vincenzo, qual è la sfida che ci lancia la vita e la morte di Nicola. Perché se noi usciamo da qui questa sera semplicemente riflettendo sui percorsi che non siamo riusciti a fare insieme a Nicola, ma anche sui nostri fallimenti, noi alla fine non abbiamo fatto un servizio a Nicola. Penso l'obiettivo principale, ci veniva detto da Giovanni, l'obiettivo principale penso sia quello di restituire dignità a Nicola e di restituire dignità a Nicola nella verità, certo nella verità della vita e nella verità della morte. Perché il grido della mamma poco fa, noi dobbiamo accoglierlo in tutta la sua amarezza. Perché una cosa è dire che si è tossici e una cosa è dire che si è avuto un rapporto di prossimità con le sostanze, e sono due cose molto diverse. Poi non cambia nulla, guardate, perché noi dobbiamo anche dire con molta franchezza e anche insomma anche con molta tristezza questa sera, ma loro lo sanno, non c'è bisogno che lo diciamo noi, che non siamo certamente noi a restituire a voi Nicola, purtroppo. Noi non vi possiamo restituire Nicola, però certamente abbiamo tutti il dovere e sentiamo tutti forte il dovere di restituire dignità, Giovanni, a Nicola. Di restituire dignità ancora. Allora la memoria, il ricordo di chi non c'è più, e in questa occasione il ricordo di Nicola, è una sfida. La memoria è una sfida, non può essere la semplice ricorrenza, il ricordarci momenti belli o brutti vissuti con chi non c'è più. Perché chi è vissuto in questo modo ed è morto in questo modo, o ci fa capire che tipo di percorso noi vogliamo costruire, oppure davvero hai ragione, sono inutili questi momenti. E noi ti garantisco, ma tu lo sai molto meglio di noi, non realizziamo questi momenti semplicemente fino a se stessi. Noi li realizziamo perché crediamo fortemente che la memoria sia per noi una sfida, un invito ad andare avanti, e non può che essere così. Che cosa significa ricordare allora Nicola questa sera? Voglio fare ancora un'altra premessa. Ripeto, al netto di tutti i fallimenti che ci portiamo dietro, al netto anche di tutti gli sbagli che abbiamo potuto fare sia come individui che come comunità, però permettetemi di dire che una comunità che si ritrova esattamente un anno dopo la morte di Nicola
Beh, io non mi sento di dire che è una comunità fallita. Vi garantisco, dopo tanti anni di esperienza e di cammino che noi abbiamo fatto e stiamo facendo con i familiari di tante altre vittime, che non mi era mai capitato di trovarmi esattamente un anno dopo, subito, a ricordare chi non c'è più, ma anche a gridare forte una richiesta di giustizia e di verità. Di solito tutte le storie che noi abbiamo incrociato in questi ultimi 20 anni, correggetemi se sbaglio, tutte queste storie sono sempre storie accadute 10, 15, 20 anni prima, mai un anno prima. A netto, ripeto, dei sensi di colpa, a netto di quello che potevamo fare e non abbiamo fatto, a netto dei nostri fallimenti, a netto dei nostri sbagli, che ci sono, restano, però cerchiamo anche di cogliere una nota positiva questa sera, vi prego. Altrimenti ci riusciamo depressi, ma non solo, ma non facciamo un servizio a Nicola. Ma non facciamo un servizio a Nicola. La nota positiva è che c'è una comunità che un anno dopo sta qui dentro, è anche abbastanza numerosa, e si interroga e vuole capire, certo, che cosa poteva fare e non ha fatto, ma anche vuole capire che cosa c'è da fare per evitare che questo possa ancora accadere a tanti altri figli di questa comunità. Ecco perché vi prego, cogliamo anche questo aspetto positivo, e allora sì che noi possiamo ricordare Nicola con positività e restituire a Nicola dignità, ripeto, dignità in vita e in morte. Poi ci sono memorie scomode. Certo che questa è una memoria, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, certo che questa è una memoria scomoda. Beh, lo voglio dire anche con altrettanta franchezza, la stessa franchezza che Vincenzo hai usato tu. Noi ricordiamo come Libera, non c'è bisogno che io vi dica, insomma, Libera, perché ne avete già sentito parlare, però per noi è importante da sempre, è il senso della nostra esistenza, del nostro impegno e del nostro camminare. Ricordiamo da sempre le vittime innocenti di mafia. Le vittime innocenti di mafia. Quando ci troviamo a ricordare, e ultimamente stiamo facendo questo lavoro di rivisitazione di alcune storie, e quando ci ritroviamo a ricordare ragazzi morti, ammazzati, che hanno avuto un problema con le sostanze, beh, ci dicono, ma loro che c'entrano? C'è una grande battaglia culturale da dover fare in questo paese. Allora io non voglio entrare nel discorso se Nicola faceva o no uso di sostanze, non mi interessa, per me questo non dice niente, non mi fa la differenza questo, per me è esattamente la stessa cosa. Per me è esattamente la stessa cosa, però su questo voglio dire una cosa dopo. Però la grande battaglia culturale va fatta proprio per questo, e su questo. Noi stiamo, per esempio, recuperando alcune storie di ragazzi 19enni e 20enni che in Sicilia, a metà degli anni Ottanta, erano ragazzi tossici che nella metà degli anni Ottanta in Sicilia furono ammazzati da Cosa Nostra. Nessuno mai aveva ricordato questi ragazzi. Non c'è nessun elenco ufficiale. Se tu vai a vedere oggi anche nel nostro elenco, non ci sono i nomi di questi ragazzi. Avevano 17 anni, avevano 19 anni. Poi un bel giorno si alza un collaboratore di giustizia, ma questa dichiarazione la farà anche dottorina, che dirà che a metà degli anni Ottanta in Sicilia, a un certo punto, la strategia di Cosa Nostra era quella di uccidere questi ragazzi perché sporcavano il territorio, perché questi ragazzi con la loro dipendenza spesso erano costretti ad andare a fare furti, ad andare a rubare, creavano quell'allarme, la microcriminalità creava quell'allarme in quei territori che dava fastidio a Cosa Nostra. Non erano delinquenti questi ragazzi, non erano delinquenti. Ora noi riteniamo che sia giusto ricordarli. Avevano un problema in più e quel problema lo hanno pensato loro di viverlo in quel modo, ma non erano delinquenti. Perché continuare a criminalizzare? Ma io voglio anche venire qui vicino, in Basilicata. Ma voi sapete, noi qui in Basilicata ricordiamo puntualmente, ogni anno, sempre, anche nel nostro piccolo elenco di vittime che abbiamo definito innocenti, non sono vittime innocenti di mafia, ma le vogliamo ricordare, le ricordiamo sempre noi,
perché riteniamo che anche a loro bisogna restituire una dignità per la sfortuna che hanno avuto in vita, la sfortuna cioè di aver vissuto un certo disagio, come dicevi tu. E in quella fase di disagio non hanno trovato persone giuste ad accompagnarle, hanno trovato altro, hanno trovato altro. Noi ci troviamo spesso a ricordare, per esempio, Tiziano Fusilli, che fu ammazzato a Potenza nel maggio dell'89. Lasciò a casa una moglie incinta, la bambina è nata, non ha mai conosciuto il papà, una moto con due persone a bordo, passano il giorno, lui stava pulendo una viola, lavorava nella manutenzione del verde, passano questi due, una moto di grossa cilindrata, quello di dietro gli spara nella pancia, lui morirà sotto i ferri all'ospedale San Carlo. In Basilicata nessuno ricorda questa storia, nessuno. E quando noi abbiamo iniziato a ricordarla, ci fu chi disse: ma era un tossico. No, era una persona, non era un tossico, era una persona che cercava anche con fatica di uscire da quella sofferenza e da quel tunnel. Ne è prova la vita che aveva iniziato a fare, si era sposato, stava mettendo al mondo una bambina, ma voglio anche venire da queste parti. Beh, noi dobbiamo anche ricordare da queste parti Nicola Bevilacqua, all'Auria. Beh, Gerardo, gli amici lo sanno, i problemi che abbiamo avuto in questo territorio quando abbiamo iniziato a ricordare anche la scomparsa di Nicola Bevilacqua. Ci è stato detto qui in maniera anche forse un po' meno educata rispetto a Potenza, anche con altre forme un po' più subdole, ci è stato detto che non bisognava ricordarlo. E perché? Anche quella è una vita a cui va restituita una dignità, perché aveva dato fastidio a qualcuno quando era in vita. Ma perché non si riflette anche sulla fragilità di questi ragazzi? A Policoro, anche questo, noi lo ricordiamo sempre, perché è una storia questa che penso anche questa vada ricordata. A Policoro, in quel cimitero di Policoro, c'è una lapide su una tomba dove c'è la data di nascita del ragazzo che viene sepolto, ma non c'è la data di morte, perché Mario Milione, che fu ammazzato, fu trovato carbonizzato in una macchina vicino a Metaponto nel 2006, aveva avuto anche lui problemi con questo mondo e con le sostanze. Anche lui aveva una moglie, dei figli a casa, poi una bella sera esce di casa e non rientra più, lo trovano carbonizzato, sarà il papà di Mario. Il giorno dopo, quando già i carabinieri avevano preso il corpo, avevano fatto tutto quello che c'erano da fare, sarà il papà di Mario andare sul posto un'altra volta, perché voleva andare a piangere sul posto dove hanno ritrovato il figlio e trovare, scusate se ve lo dico, pezzetti della mandibola, e li mette in un fazzoletto, e a bara ormai chiusa il papà prenderà questo fazzoletto e lo mette sulla bara prima ancora di tumulare il corpo del figlio. E poi, siccome mai nessuno in questo paese che si dice civile, mai nessuno ha ufficialmente comunicato alla famiglia che il caso era stato archiviato, perché non si sa chi è il colpevole di quell'omicidio, giustamente il papà, siccome non sa se il figlio è stato ammazzato il 17 o il 18 ottobre, non ha voluto mettere sulla lapide del figlio la data di morte. E questo ti fa rabbia ancora di più, ti fa rabbia ancora di più, perché non è normale, ma secondo voi è civile un paese nel quale accade una cosa del genere? E non solo, un paese che poi si permette anche di giudicare la vita degli altri e di giudicare i percorsi di questi che restano i nostri figli. Restano i nostri figli, sono i nostri ragazzi. Ora, queste storie, penso, ecco perché la memoria scomoda, ma noi dobbiamo anche cambiare il nostro modo di approcciarci a certi problemi. C'è da fare una grande battaglia culturale su questi problemi. Certo, lo capiamo benissimo che è molto più semplice ed è molto più gratificante e appaga di più ricordare per esempio Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma certo, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. Però noi vogliamo ricordare anche Nicola Chiarelli, se permettete, e qui subentra un altro problema, ecco perché nella storia di Nicola si intrecciano vari livelli di riflessione. Ma che fate? Ricordate un collaboratore di giustizia? Ma perché non si va oltre le etichette? Certo che lo sappiamo chi sono i collaboratori di giustizia, lo sappiamo benissimo chi sono, ma perché non si va oltre l'etichetta?
Perché non si va oltre la definizione collaboratore di giustizia? Perché non impariamo, santo Dio, in questo paese a guardare le persone per quello che sono, cioè persone, andando oltre le etichette che noi gli affibbiamo addosso? Cioè, tu eri un collaboratore, Nicola. Perché in quella prima deposizione che fece, o meglio, in quella denuncia che fece ai carabinieri di Livello, Nicola disse proprio all'inizio di quella denuncia di essere assuntore di cocaina. Lo dice lui. Il che non vuol dire che sei un tossico. Dovremmo qui fare un altro dibattito soltanto su questo, ma non penso che sia la sede. Il che non vuol dire che sei un tossico. Per cui io capisco la mamma quando dice: ma io non me ne sono accorta di niente. Ma perché una mamma o un papà devono vivere poi il resto della propria vita con questi enormi sensi di colpa? Ma che diritto abbiamo noi di buttare questa croce sulle spalle di un genitore che già deve piangere il figlio che non c'è più? Ma io non me ne sono accorta. In una società, e ancora qui devo citarti Vincenzo, in una società che invece non solo ti ha lasciato solo come individuo, ma ti ha lasciato solo anche come famiglia, e poi pretende di venirti a dettare la morale per dirti qual è la vera famiglia. Ecco, appunto, riflettiamo su che cos'è la famiglia allora. Riflettiamo allora su che cos'è la famiglia. Avremo tantissime cose da dire se vogliamo riflettere su che cos'è la famiglia. Non potete farci la morale quando invece voi le famiglie le state scorticando vive da tutti i punti di vista, ma soprattutto quando poi le abbandonate nel momento del bisogno. Non si può chiedere alle persone di portare pesi che loro mai avevano messo in conto nella propria vita. Non si può chiedere a un papà, a una mamma, di portare pesi così enormi che mai avevano messo in conto nella propria vita. Certo, diceva Nicola, di essere assuntore di cocaina, e per questo motivo aveva avvicinato determinate persone. Io penso che questa è l'altra sfida a cui noi siamo chiamati ed è l'altra riflessione che siamo chiamati a fare, ed è duplice. Si è detto, non voglio su questo attardarmi, sulla fragilità dei nostri ragazzi. Ripeto, non mi interessa se Nicola era o non era un tossico. Una cosa però è certa: aveva una fragilità. Ma la fragilità non è una colpa. Non è una colpa la fragilità, è condizione di vita. Però vi prego, e questa cosa la dico prima di tutto a me stesso, e la dico prima di tutto a me stesso come prete. Guardate che la fragilità dei nostri giovani, che riempie sempre i nostri discorsi, riempie le nostre bocche, i nostri dibattiti, i nostri momenti pubblici, la fragilità dei nostri giovani nient'altro è che il campanello d'allarme di una fragilità che riguarda tutti quanti noi. I nostri giovani sono fragili perché noi siamo fragili, i nostri ragazzi sono fragili perché noi adulti siamo fragili, i nostri ragazzi sono fragili, e allora è giustificato perché è fisiologico ed è caratteristica della loro età, perché noi probabilmente non siamo in grado di trasmettere ai nostri ragazzi punti di riferimento, soprattutto in un momento storico sociale come quello che stiamo noi vivendo. E allora, per quando noi buttiamo anche qui la croce sui nostri ragazzi, che sono problematici, che hanno tantissimi problemi, che ci creano solo problemi, perché non invertiamo la cosa? Perché per un attimo non ci chiediamo: ma quanti problemi stiamo creando ai nostri ragazzi? Non che tipo di società gli stiamo lasciando nel futuro, no, che tipo di società gli stiamo costruendo nel presente. E nel presente loro non hanno prospettive future perché noi non abbiamo ancora capito dov'è che vogliamo portarla questa nostra società. Troppo facile parlare della fragilità dei nostri ragazzi, perché la fragilità dei nostri ragazzi è il campanello d'allarme non solo della nostra fragilità, probabilmente anche di una latitanza diffusa. Certo, di una latitanza diffusa. Siamo un po' tutti più o meno latitanti. Latita la Chiesa, latita. Certa Chiesa latita. Io non finirò mai di ringraziare il Padre Eterno, per quanto mi compete, insomma, per il grande dono che in questo momento ci ha fatto di Papa Francesco, che ci ricorda l'importanza di una Chiesa che deve uscire dalle proprie mura e dalle muffe delle proprie sacrestie.
A dire il vero, voglio ricordare a me stesso, e non solo, che però ce lo diceva già qualcuno 2000 anni fa, però insomma, che qualcuno 2000 anni dopo viene e ce lo dice da quel balcone, mi fa un po' respirare, mi fa un po' respirare. Però una rondine non fa primavera, una rondine non fa primavera, quindi è importante che sia il Papa a ricordarci qual è la missione della Chiesa, e la missione della Chiesa è stare per strada, non stare in quelle quattro mura, ma stare per strada. Tu ci devi stare in quelle quattro mura, ma in determinate occasioni e in certe situazioni. Il resto, gran parte della tua giornata, tu la devi fare per strada, perché la Chiesa, fino a prova contraria, per quanto mi riguarda, è nata lì, e lì ha svolto la sua missione quella persona di cui ci parla tanto il Vangelo. E quindi c'è una certa latitanza della Chiesa, ma saremmo certamente non oggettivi se non dicessimo anche che c'è una latitanza della politica, c'è una latitanza della politica. Anche su questo non voglio dilungarmi, guardate, non voglio dilungarmi. Qualcuno poco fa richiamava, tu penso Giovanni, richiamavi il CERT, no? le politiche, non è questione. Poi magari ci sta nella politica, nella Chiesa, in tutte le istituzioni, ci sono persone che lavorano con passione, con dedizione. Girando l'Italia, vi assicuro, anche voi lo sapete benissimo, incontriamo amministratori locali, sindaci di comuni spersi in mezzo alla montagna, che fanno un lavoraccio bellissimo, bellissimo, preti che nessuno conosce e che fanno un lavoraccio in mezzo ai ragazzi, in mezzo agli immigrati, bellissimo. Però è anche vero che c'è una latitanza, che c'è una latitanza, che ci sono politiche sociali inesistenti, e che in questo momento particolare, in questo nostro paese, c'è un welfare praticamente smantellato. Tu prima dicevi del CERT, ma rientra in un discorso molto più complessivo che riguarda le politiche sociali. Le politiche sociali, è vero, ma i nostri ragazzi, in paesi come questi, ma che devono fare? Ma che prospettive gli diamo ai nostri ragazzi? Ma prima ancora che noi a dire loro cosa devono fare, facciamocelo dire da loro, camminare insieme a loro, non essere noi dei nostri piedistalli a ipotizzare percorsi per loro, ma insieme a loro a costruire percorsi. E poi l'altra sfida che mi viene proprio dalla vicenda di Nicola è questa. E io sono contento che Giovanni l'ha chiamata per nome, ma che ci faceva l'Andrangheta da queste parti? Ma che ci faceva l'Andrangheta da queste parti? Perché quando Nicola fa quei nomi e quei cognomi, non sta parlando di ladri di galline, sta parlando di persone che ha incontrato, con cui ha avuto a che fare, con cui ha avuto a che fare. Ma che ci facevano quelle persone da queste parti? Ecco, queste persone che non ci sono più, e per le quali noi oggi crediamo e reclamiamo verità e giustizia, le loro storie, comunque noi dobbiamo viverle anche come campanelli di allarme, come campanelli di allarme, perché non sono persone morte per un raffreddore o per un'improvvisa polmonite. No, no, tutti questi nomi che vi ho fatto fino a poco fa sono nomi che dietro hanno storie di malaffare, anche di criminalità e anche di mafie. Ma che ci faceva l'Andrangheta da queste parti? A livello. Qualcuno di voi l'avrà letto sui giornali, ma anche questo non è un tema che voglio affrontare, ma voglio solo accennare. In questi giorni in Basilicata viene fuori la notizia, ma non viene fuori dalla Basilicata, e da un lato la distrettuale antimafia di Catanzaro pone in evidenza e sottolinea che a casa di un grande boss della mafia del catanzarese, un boss emergente dell'Andrangheta calabrese, che oggi è conosciuto ed è all'onore delle cronache per l'operazione Emilia che hanno fatto in Emilia Romagna, cioè Nicolino Grandaracri, un nome di spessore dell'Andrangheta calabrese, riceveva nella sua tavernetta lì a Cutro, in provincia di Crotone, riceveva persone di Potenza e del Materano, le riceveva il boss in persona, non un suo emissario. E allora qualcuno tempo fa iniziava a dire, beh, tutto sommato in Basilicata si è ritornata a respirare una certa aria
nel senso che forse la criminalità l'abbiamo debellata. Poi invece da Catanzaro ti arriva questa notizia. La settimana scorsa da Roma, e non a caso dico da Catanzaro e da Roma, cioè da fuori ti arrivano queste notizie di quello che ti accade sotto i piedi qui. Da Roma invece, dalla DDA di Roma, ci arriva un'altra notizia, che addirittura un potentino, Luigi Tancredi, aveva messo su un'organizzazione criminale di cui lui era il vertice, e questa organizzazione criminale dedita, attenti, ai videopoker, che poi noi troviamo in tutti i locali dei nostri paesini. Beh, questa organizzazione criminale era la cerniera fra alcuni clan dei casalesi ed alcuni clan dell'Andrangheta di Marina di Gioiosa Ionica. A capo chi c'era? Un potentino. Ma chi ci fanno da queste parti? Ecco, Nicola è finito in una storia molto più grande di lui. E siccome Nicola non era un criminale, non era un delinquente, vorrei aggiungere anche, non era un tossico, era un ragazzo che viveva una sua situazione esistenziale, anche una sua fragilità. Per un attimo ha incrociato quella strada ed è rimasto fregato. Poi possiamo riflettere quando volete su dove eravamo noi quando lui ha incrociato quella strada. E lì subentrano magari le nostre colpe, i nostri interrogativi. I nostri interrogativi. Dove eravamo? Perché non siamo riusciti a cogliere un grido di aiuto? Però poco fa la mamma ci diceva: ma quale grido di aiuto? Ma quale grido di aiuto? Io non mi sono accorta di niente. Com'è difficile, com'è difficile, è davvero difficile. L'ultima parte di queste riflessioni invece la voglio fare proprio sulla morte. Sulla morte. Su questa morte così improvvisa, un anno fa, esattamente un anno fa, così improvvisa. Nicola quando fa quelle dichiarazioni, proprio per il fatto che lui fa dichiarazioni di nomi di spessore, viene portato in un programma di protezione. Guardate, vi devo dire, da tanti anni ho la fortuna e la possibilità di accompagnare i passi di tanti pentiti di mafia, che poi tecnicamente si dice collaboratori di giustizia, tanti, ma davvero tanti. E vi assicuro, come uomo e come prete, per me è una grande ricchezza incontrare persone che nella vita hanno sbagliato, che hanno incrociato quei percorsi e a un certo punto è successo qualcosa qui dentro che li ha stravolti e pian piano stanno cercando di ricostruire la propria vita. Non sto parlando di stinchi di santi, sto parlando di persone che si portano sulla coscienza anche 10, 12, 15 omicidi, 40 omicidi. Quando noi parliamo di collaboratore di giustizia, è chiaro che poi quando tu dici Nicola Chiarelli, collaboratore di giustizia, allora tutti vengono messi nello stesso calderone. E no, abbiate pazienza, sono cose molto diverse. Perché il collaboratore di giustizia Nicola Chiarelli è altro rispetto al collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza. È completamente altro, per quanto vi assicuro sia bello, ma è proprio bello e profondo il cammino di revisione della propria vita che sta facendo Gaspare Spatuzza, che non c'è bisogno che vi dica chi è. Don Pino Puglisi, per intenderci, uno dei due killer di Don Pino Puglisi, ma anche il cammino di collaborazione di Giuseppe Quadrano, uno dei killer, o meglio il killer che ha fatto fuori Don Peppe Diana. Certo che non si possono paragonare fra di loro, però viene inserito in un programma di protezione Nicola, perché fa nomi di spessore, altrimenti non l'avrebbero inserito. Anche su questo io non voglio fare riflessioni, perché sarebbero tantissime le parole da dire sul modo in cui lo Stato gestisce questi programmi di protezione. Anche qui dovremmo dire tantissime cose. Quando io incontro queste persone, davanti a me ho sempre la sensazione di trovarmi davanti a persone che ormai si considerano invisibili, perché sono invisibili, perché voi sapete, no? Vengono portate in queste località che vengono definite località protette, cioè segrete, nessuno deve sapere dove stanno, neanche i familiari, nessuno deve sapere, perché se qualcuno sa dove stanno e se gli organi giudiziari sanno che il collaboratore ha riferito a qualcuno dove si trova, viene subito tolto dal programma di protezione. Questo è uno dei requisiti fondamentali del contratto che sottoscrivono con lo Stato. Loro però in queste località si sentono invisibili,
invisibili, perché non possono rivolgersi a nessuno, non possono rivolgersi a nessuno, non possono dare le loro generalità, perché appunto sono protette, tra virgolette. Per le banalità, vi dico soltanto una banalità che mi diceva un pentito siciliano. Lui viveva in un condominio in una città del nord, ad Asti. Viveva in questo condominio, il suo nome era un certo nome, però sul citofono c'era un altro nome. Fin qui, vabbè, nulla di strano. Quando poi lui però all'improvviso ha bisogno del medico e deve andare a pronto soccorso dell'ospedale, lui ci deve andare con il suo nome. Ci deve andare con il suo nome. E quando va con il suo nome a pronto soccorso dell'ospedale, se qualcuno dalla Sicilia lo cerca, in un attimo lo trova, perché viene inserito nel sistema nazionale. In un attimo lo trova. E quindi tutte le battaglie che si stanno facendo per cercare di migliorare questo sistema. Quindi Nicola è rimasto vittima anche di un sistema che non è che poi è così perfetto. Assolutamente no. Poi cosa è successo in quei giorni, in quei pochi giorni? Chissà cosa è successo. Certo, lui poteva telefonare a chiunque. Sentivo dire come mai l'hanno lasciato con il telefonino. Lui poteva telefonare, anche perché, se non sbaglio, lui non era sottoposto a misure cautelari, a nessun tipo di misura giudiziaria era sottoposto, perché lui era libero di muoversi ed era libero di telefonare. Forse un po' troppo. Però siccome lui non era sottoposto a nessun tipo di misura cautelare, ora viene detto a chi viene posto in località protetta: guarda, però mi raccomando, attento a come ti muovi, guardati intorno, non parlare con nessuno, non dire a nessuno tu chi sei. Una cosa è certa, però viene trovato morto all'improvviso, con tutte quelle anomalie che noi abbiamo letto in questi documenti. E qui va approfondita questa storia. Qui non si cerca, anche questo lo voglio dire con molta franchezza e finisco, qui non si cerca necessariamente per forza un colpevole, però che si faccia chiarezza e luce sulla morte di Nicola, sì. Tutti pronti ad accettare qualunque sia la verità, purché si faccia chiarezza, perché la verità è l'unica cosa che restituisce dignità alle persone. Non la caccia alle streghe, la verità è l'unica cosa che restituisce dignità alle persone. Dopodiché ci sono molte anomalie nella morte di Nicola. Ecco perché è stato bello incrociare questo percorso con voi. Noi ci siamo già visti un'altra volta, abbiamo anche insieme cercato di capire che tipo di percorso fare insieme, che tipo di, no, di anche di documentazione adesso recuperare per poter capire bene e meglio questa storia come è andata. Però quante altre storie simili. Voglio concludere proprio con una storia simile, per certi versi, a quella di Nicola, perché se non mi sbaglio, sulle braccia di Nicola vengono trovati ematomi, sia su un braccio che sull'altro. Tutti quanti voi conoscete la storia, penso, la conoscete perché ne hanno parlato in televisione, soprattutto ne ha parlato spesso chi l'ha visto, la storia di un urologo siciliano, un medico urologo, Attilio Manca, che viene trovato morto, era un medico, non era un collaboratore, non era, viene trovato morto nella sua casa di Viterbo. Era uno dei migliori urologi in quel periodo. Lui viene trovato morto 10 anni fa a Viterbo, sul letto, in una pozza di sangue, e 2 siringhe con il cappuccio sopra nel cestino del bagno di casa. Lui in una pozza di sangue, con il naso fratturato e con un buco, un piccolo foro nel braccio sinistro. Viene archiviato in 3 mesi per morte da overdose di sostanze stupefacenti. I genitori non si sono mai rassegnati. Lui era un urologo affermato, era uno dei pochi in quel momento in Italia che faceva un certo tipo di intervento. La sua storia poi si andrà a incrociare con la storia della latitanza di Bernardo Provenzano. Vengo alla conclusione per dire come davvero siamo chiamati a fare chiarezza su queste storie, perché i genitori sono gli unici che conoscono davvero i propri figli, e quindi
c'è da fidarsi quando una mamma ti dice: ma io mio figlio l'avevo in casa ogni giorno, ma quale drogato è drogato? E c'è da fidarsi quando una mamma invece ti dice: mio figlio è morto per overdose, ma un foro nel braccio sinistro, ma lui era mancino, lui era puro mancino, e gli interventi li faceva soltanto con la mano sinistra. Come fa un mancino a fare un foro con la mano destra? Ma non solo, nell'autopsia poi alla fine metteranno che quel sangue e la frattura del setto nasale erano dovute al fatto che lui, in seguito all'overdose, è caduto sul letto, l'hanno trovato praticamente quasi nudo, è caduto sul letto e si è fratturato il naso, udite, udite, perché agli atti, si è fratturato il naso sul telecomando del televisore. Ti fa venire la rabbia dentro, perché non c'è rispetto per le persone, e quando questo rispetto non c'è, da chi invece tu pensi ti debba tutelare, perché è quell'organo preposto a dover dare giustizia e verità a chi non c'è più, quella rabbia si moltiplica sempre di più. E allora noi continueremo a camminare accanto, perché noi insieme a voi, ma noi insieme a voi, vogliamo capire in che modo è morto Nicola, perché penso che sappiamo in che modo è vissuto. E sappiamo che è vissuto bene, nonostante le sue fragilità. Vi ringrazio. Una, volevo fare solo una piccola precisazione, come si è detto adesso, per l'urologo che è stato trovato con i buchi nel braccio, come è stato trovato mio fratello. Mio fratello, quando ha fatto la denuncia presso i carabinieri, ha detto di essere assuntore di cocaina. Lui è stato trovato con una siringa di eroina, sostanza che, io non sono un esperto, è una sostanza che ti debilita molto. Una settimana prima che Nicola facesse quella denuncia, è stato a Milano con me un mese. Io faccio un lavoro un po' particolare, faccio manutenzione per il Ministero dell'Interno, della Difesa, lavoro presso Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia. Nicola è stato con me un mese in questura centrale a Milano. Nicola, siccome negli ambienti dove lavoriamo erano climatizzati, poi in settembre 2014 è stato un mese abbastanza caldo, lavoravamo a mezze maniche, quindi maglietta corta. Nicola aveva le braccia pulite, Nicola non faceva uso di eroina, non si iniettava nulla. Nicola, magari come tanti ragazzi qua presenti, avranno avuto degli eccessi, avranno sniffato un po' di cocaina, ma non oltre quello. Salutiamo con impegno, noi continuiamo la nostra strada, insieme a voi vi chiameremo e con voi vogliamo lavorare insieme. Questo è il nostro impegno, questo è anche il nostro, la nostra assicurazione per quanto riguarda Nicola e per quanto riguarda le altre storie che riguardano questo territorio, che riguardano la regione. Io credo che abbiamo questa necessità, questo impegno, questo dovere di essere coinvolti nelle storie degli altri. Arrivederci, buona serata.